Let's go! Bentornati ovetti su Super Luigi Galaxy 2! Nello scorso episodio abbiamo raccolto le stelle verdi del mondo 2 e in questo episodio già lo sapete, ormai la Tiritera è quella, stelle verdi mondo 3. Quindi vi invito come al solito a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Detto ciò, ho visto che qualcuno si era preoccupato perché sì, sono stato male e teoricamente sto ancora male. Però non preoccupatevi, ora sto meglio. Quando è vero che fino a stamattina avevo febbre a 39,5, adesso ho la febbre a 36,8, quindi sono qualche decimo, ok? Sono qualche decimo, non lo so, è colpa dei decimi allora adesso, non è colpa della febbre. Sto bene, sto molto meglio, quindi non preoccupatevi, sono vivo, ok? Detto ciò, nello scorso episodio non ho utilizzato per niente Luigi e ho detto che in questo episodio avrei usato solamente Luigi ed è per questo che adesso, sto usando Luigi. Allora, prende il frutto senza cadere magari, Luigi. Oh. Scusatemi, avete visto anche voi? Yeah, collision bug! Ah, mamma mia, che cosa bella. Adoro quando ci sono i bug di collisione in questi giochi. Comunque, sali un po' più su e vai un po' più in alto, anche perché non devi sbattere contro questi cosi, perché la prima stella verde l'abbiamo già vista, in realtà. È qua da qualche parte e per qualche parte intendo qua sopra, quindi basta fare un salto, lasciare Yoshi ed ecco qui la stella. Perfetto! Hai ottenuto una super stella! Stella verde numero 2. Allora, ignorando il bug dell'ombra, ecco, della mega stella lancio, è leggermente più avanti della prima stella verde. Non è complessa da trovare né da prendere, ma dovete comunque stare un po' attenti e sapere come funzionano i frutti blu di Yoshi. Allora, detto ciò, cerchiamo di andare avanti. Non mi dai... Ok, perfetto. Ora vola Yoshi, vola. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo prendere la stella e dobbiamo finire questo episodio. Nel frattempo, mio Dio, fa caldo o sono solo io? Fa un caldo, ah, potrebbe essere il paracetamolo. Anzi, molto probabilmente è il paracetamolo, ma non importa. Andiamo! Adesso, la stella dovrebbe essere, dammi le astroschegge, grazie, qua sopra. Quindi stiamo attenti, vai, 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 grazie mille, e prendi il frutto. Dunque, se non ricordo male è là sopra, esatto, però ci serve un altro frutto prima di fare qualunque cosa. No, aspetta, 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 aspetta. Riesco ad andare qua senza prendere il frutto? Sì, è un po' difficile, ma è possibile farlo. Ok, adesso prendi il frutto e vai in alto. E la stella è esattamente... No! Non ti azzardare nemmeno. Non osare. Ah, no, aspetta, si può fare, ok? È così. Bisogna fare così, ho fatto male. Non importa. Recupererò tutto quanto. Il Goomba non mi darà problemi, ok? Dicevo, dammi il frutto. Riuscirò a prenderlo. Devo lasciare Yoshi? Non è un problema, però... Ah... Va bene, portami là sotto e... No! Ok! Waha! Per la stella verde numero 3, ovviamente c'era lo scivolo. Fortunatamente parlando, non è troppo complessa da prendere. In Before ci metterò 7 secoli e mezzo. Comunque un po' come la missione di Alapinta... Luigi, che strano salto. Dicevo, come la missione della pinta non dovessi farcela subito, farò un taglio, perché seriamente queste missioni, non tutte, però queste missioni, questo tipo di missione dove, ehi, la manchi una volta? Beh, devi rifare il livello da capo. Preferisco appunto velocizzarle / tagliarle, proprio per evitare qualunque tipo di problema. E adesso, eccola qua, la host della corsa. La lascio un attimo. È stupenda e la risentiremo, ovviamente nella sua versione originale, quando e se farò
Super Mario 64. Ora come ora non è niente di deciso, sappiate che non lo farò adesso. Cioè, o meglio, dovessi farlo, non lo farò adesso. Dunque, dov'è che devo andare? Non ricordo di preciso. So che devo superare questi cosi qua. So che ci sono dei torcibruchi arrabbiati lì vicino. Basta stare un po' attenti. Allora, torcibruchi arrabbiati. Qua ci stanno, ce ne sono un bel po'. Giriamo al contrario perché il gioco ci consiglia di girare al contrario. Perfetto. Dovrei essere già quasi arrivato in realtà. Credo sia... ecco, in questo scenario. Potrebbe essere qua. La vedo. La vedo. E l'ho presa. You got a superstar. ...159 superstelle. Ci stiamo avvicinando alla fine, ok? Teoricamente mancano... questo è l'episodio numero 31, quindi mancano... 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodi? Credo 6 episodi. Potrei sbagliarmi però, attenzione. Ok. Prossime comete, o meglio, prossime stelle verdi, galassia del mulino, la stella verde numero 1 è la stella più facile del mondo. E stavolta non è tanto per dire, è seriamente la stella più facile del mondo. Si vede anche da... adesso, si è vista per mezzo secondo, comunque sì. È sopra la giraffa. Intanto attenzione alla gallina ovviamente, perché la gallina potrebbe darvi problemi. Riuscirà a colpirla? Perfetto. Ora, saltiamo qua, ho detto saltiamo qua, ok, ancora un po' più su, ed ecco qui la stella, appena riesco a prenderla. Come ho fatto a mancarla? Come ho fatto a mancarla? Va bene, ora stiamo un po' più attenti. Qua va bene? Perfetto. Stella verde numero 1. Ed ecco qui la stella verde numero 2. Allora, dato che non ho niente da dire per adesso di interessante del gioco, anche perché, ehi, abbiamo già visto questa galassia, ormai è la quinta volta che ci entriamo, beh, perché non dire un po' di trivia? Dato che me ne sono accorto poco tempo fa, e per poco tempo fa intendo qualche mese fa, a quanto pare sono allergico all'ossilitolo. Quindi se volete farmi un regalo, non regalatemi gomme da masticare. Ok, e più che altro ogni volta che mangio una gomma mi vengono delle afte e vorrei evitare di prenderle, quindi sì. Wow, tutorial adesso, grazie mille. E sì, è una cosa disgustosa, chiedo venia, è che volevo dire qualcosa, non sapevo cosa dire, quindi... Ok, allora, prendiamo un attimo la nuvola, ok, e va in alto. Perfetto, riesco a schiacciarlo? No, ma non mi interessa. Perché dovrebbe essere qui vicino la stella verde, giusto? Vediamo un po'. Esatto, è proprio là sopra. Quindi basta fare un bel salto. Ok. E un altro bel salto. E... aspettare che la nuvola vada via. Vai. E... presa. Stella verde numero 2. Ok, per la numero 3 dobbiamo arrivare praticamente nell'ultima sezione della galassia. Anzi, dobbiamo arrivare alla stella normale di questa galassia. È un concetto un po' strano, però ci sono alcune stelle che vi richiedono di fare tutta la galassia. Questa è una di quelle. Quindi basta correre e ignorare tutto e tutti e magari sbrigarsi un po' perché non ho tempo infinito. Certo, a questo punto questa missione potrei anche tagliarla, ma vi ho già detto che non voglio farlo, quindi andiamo avanti. Allora, Luigi caro, una cosa di Luigi, ve l'ho già detto che alcune, se non molte, stelle verdi sono infinitamente più facili con Luigi, però se volete una sfida in più... usate Mario, ok? Perché alcune, ah è vero, sì, sono più facili, però la maggior parte delle stelle verdi sono già facili di loro, ok? Quindi Luigi è solamente un qualcosa in più. Oh, attenzione a non sbattere contro niente, caro Luigi, ok? Ricordo che fortunatamente questi cosi non ci uccidono. E andiamo avanti. Adesso,
una buona posizione per le stelle verdi sarebbe sotto questa torre qua. Però perché non l'hanno messa? Era una posizione perfetta. Si può raggiungere perché l'abbiamo raggiunta anche noi, quando in passato pensavo ci fosse la medaglia cometa là. Però a quanto pare non è così. Ed è un gran peccato, ripeto. Però, ehi, non sono io a decidere dove mettere le stelle verdi, quindi... Attenzione, Luigi. È vero che il salto è più alto, quindi basta stare un po' più attenti, ma non così. Ok, bravissimo, Luigi. Ok, adesso dovrei essere quasi arrivato. Non mi conviene, no. Vi ricordo, vi conviene far prima chiudere questo passaggio e poi tornarci, altrimenti diventerete delle sogliole. Quindi, occhio, ora vai. Portami in alto, grazie mille caro. E un'altra volta per sicurezza. Allora, eccola là. Come si raggiunge? Così, uno, due, salto in lungo, presa. Stella verde numero 3. E siamo arrivati a 162 stelle verdi. Stelle, punto. 162 stelle verdi sarebbe un sogno, perché vorrebbe dire che l'ho già finita. Italiano, mio Dio, Tonks. Chiedo venia, è colpa dei decimi. Què. Stella verde. Ok, allora, già se ne vede una qui. Però la prima stella verde è all'inizio. Quella è la seconda stella verde. O è la terza. Credo sia la seconda comunque. La prima è in questa zona qua. Ma dove di preciso? Con disputarvi in viso? Beh, eccola. Letteralmente è sotto il naso di Luigi adesso. Quindi, come prenderla? Ve l'ho già detto più volte, fare così e... Aspetta, scendi. Luigi? Ok, perfetto. E a quanto pare c'è un'ombra per il portale della zona bonus. Ok, sì, ho avuto un attimo di lapsus. Quella è la numero 2, è quella che prenderemo adesso. La terza stella verde è molto simile in realtà, perché è quasi nello stesso punto, o meglio, è quasi nella stessa posizione, nel senso che bisogna fare un bel salto, ma... Con Luigi è più facile, perché già lo sapete, Luigi, salti più alti e tutto quanto. Allora, stando attenti, dobbiamo arrivare... Dov'è l'ombra? So che c'è un'ombra da qualche parte. È questa? Sì, è questa. E... presa. Wow, davvero? Così facile? Ok. Waha! Che poi ha molto senso usare Luigi in questa galassia. Già sapete il perché, ovviamente, spero. Vero? Comunque, molte persone me l'hanno chiesto. Anche se ho già fatto un let's play a Luigi's Mansion, quando uscirà per 3DS lo porterò un'altra volta, ok? Lo dico subito, così non abbiamo nessun problema di incomprensioni varie. Sì, porterò Luigi's Mansion. Sì, lo so, c'è il bulosso, ma dovrebbe fermarsi, esatto. Quindi dovete anche, anzi, potete anche non correre. Anziché vi conviene girarvi, perché si fermerà per un bel po'. Comunque, nessun problema. Andiamo! Dovrebbe essere quasi alla fine la stella. Quindi basta stare attenti. Devo aspettare il passaggio, che pensavo si allungasse il tappeto, a quanto pare no. Buh, non mi darai problemi, ok. Ricordo che, come ho appena mostrato... Non lo sapevo. È possibile far cambiare direzione anche ai teschi. Seriamente non lo sapevo. Ma cosa sono? Perché non sono tartossi? Non sono tartossi? Sono... tartossi fantasma? Non ne ho idea. Allora, dove è? So che è in questa zona. Non so è... Non so dove è di preciso, ma dovrebbe essere in questa zona. Che sia giusto un po' più avanti a me.
Eccola là, perfetto, l'ho trovata. Allora, andiamo avanti. E si possono toccare questi cosi, basta non stargli davanti alla bocca. Però io ovviamente non gli starò mai davanti alla bocca, quindi sto a posto. Allora, Bulosso, perfetto. No, mi spiace, tu non mi darei problemi. E è qua, perfetto, quindi basta fare così. E l'ho mancato. Wow. Allora, riuscirò finalmente a prendere questa stella verde? Riuscirò, perfetto, mamma mia. Adesso vorrei farvi notare solamente una cosa, ossia quante vite ho. Prima ne avevo 4. Ho perso 3 vite, ne ho presa un'altra. Ho perso 3 vite per tornare in questo punto. La fretta è cattiva consigliera? Alla faccia se lo è. Comunque, dato che adesso ho solamente una vita, preferisco prenderne... dimmi? Sì? Ne hai passate tanto ultimamente, vero? Forse dovresti riposarti un pochino? Ho appena cominciato! Vabbè, non importa. Tanto per... ve l'ho detto, però non vi ho ancora mostrato come si fa. In pratica, andando nell'orecchio e parlando con questo sfavillotto qua... esatto. Aspetta! 100... ah sì, è vero, sono 5 dadi destino, quindi ha senso. Sono 100 monete per 5 dadi che potenzialmente potrebbero darvi 25 vite, quindi sì, conviene. Allora, vai, ora non mi importa tanto, mi basta prendere una vita. In realtà ne ho già prese tipo 5, quindi... oh wow, quante ne ho prese, scusami. Yeah, one up, adesso spariscono pure perché non riesco a prenderla in tempo. Appunto, ne abbiamo già prese quante? 11, teoricamente di più. Wow! Un attimo, ho davvero preso tutte le vite possibili da prendere? Beh, no. Wow! Vabbè, non mi servono così tante vite, potrei anche già tornare indietro, ma... wow! Ok, va bene, non mi lamenterò mai più del fatto che quel coso richiede 100 monete e non pensavo fossero 30 per 3 dadi. Comunque, non importa. Allora, prossima galassia. È la galassia... questa qua. La galassia delle nevi. Ok. Allora, la prima stella verde. Innanzitutto... la seconda stella verde è in questo scenario, ok? In quello dove c'è Bowser di ghiaccio. Quello circondato dalla lava, più che altro. La prima stella verde è facile se sapete dove è. Se non sapete dov'è... è comunque facile. Seriamente. Basta stare attenti e fare quel che faccio io, ovviamente. Perché questo è un let's play dove... prendo di solito il 100%, quindi ha senso come cosa, no? Allora, tu vai via. Ok, devo sciogliere questa statua di neve. E qua, per essere più precisi, dall'altro lato, ossia sul soffitto, eccola qua, la prima stella verde. Attenzione, andate sul soffitto, non dovreste avere nessun problema. Stella verde numero 2, vi ho già detto dove è. È in questo scenario, ossia vicino alla stella finale. Quindi, nessun problema, basta andare avanti. E fortunatamente parlando, siamo praticamente già arrivati. Perché, se non sbaglio, questa galassia contiene 3 scenari. E il quarto scenario è teoricamente della prossima missione, quindi... sì? Allora, cosa hai da dirmi, coniglio? Perché non ricordo... le strane sculture, giusto. Mi ero dimenticato per un attimo che questo gioco considera le stelle verdi come se non esistessero alla fine. Perché, nessun NPC delle galassie ha niente da dirci, quindi, sì. Allora, ripeto, state attenti al soffitto. È possibile teoricamente fare un salto per prendere quella stella, ma non credo vi convenga così tanto. Allora, tu non mi darei problemi. Ok, dammi il fuoco. E abbiamo già visto che qua non c'è niente se non appunto la medaglia cometa che ho già preso. Quindi fammi andare nel tubo. Ok. Ed eccoci qua. Allora, dove è? Eccola là, la vedete? Là sopra. Dobbiamo fare un semplicissimo giro. È possibile usare la palla di neve per fare tutto quanto?
io lo farò? Sì. Dopo aver magari... Ok. Vai, 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 salta. Perfetto, dopo essere al sicuro, insomma. Come ho fatto io l'altra volta? Perché io l'ho fatto senza le palle di neve, giusto? Credo. Vabbè, oh, nessun problema. Allora, vediamo un po'. Devo stare là? Ok, sono già arrivato in pratica. Basta fare... Basta fare così, ma non toccare la lava, magari. Ed è... Dov'è? L'ho persa? Era qua sotto? È qua sotto, perfetto. Quindi un salto. Ed eccola qua. Perfetto. Non c'è fuoco senza fungo di roccia nella galassia delle nevi. Quindi, sì. Ovviamente adesso è il turno del fungo di roccia. Ah, e non dobbiamo andare da Nasello Naso Rosso. Ora, aspetta, Nevello Naso Rosso? Non ricordo il nome del boss, quindi non importa. Ora, perfetto, vorrei andare avanti. Ricordate questa missione dove tipo sono rimasto per non so quanto bloccato e ho perso non so quante vite solamente perché non riuscivo a trovare... i frammenti di stella? Esatto, dobbiamo rifarla! Yay! Allora, intanto qua c'è un frammento di stella, perfetto. Se non ricordo male, sono tutti quanti abbastanza vicini, quindi non dovrei sbagliarmi. E ho ragione, a quanto pare, buon per me. Appena riesco a prenderlo, magari. La cosa brutta è che non posso neanche fare lo spin. O meglio, non posso fare lo spin per distruggere o per sconfiggere questi nemici piccolini. Perché? Perché poi mi tramuterei in una palla da biliardo e quindi preferisco evitare. Da bowling, non da biliardo. L'ultimo dovrebbe essere qua, giusto? Perfetto, almeno ricordo dove sono gli spicchi di stella, quindi sto a posto. Riuscirò ad arrivarci senza sbattere contro niente? Vediamo un po'. E... ce l'ho fatta! Non so neanche io come, ma ce l'ho fatta. La stella verde è là. L'abbiamo vista. E se non sbaglio, basta stare un po' attenti e vedere un po'... non tu, grazie. E vedere un po'... Se non sbaglio è vicino al coniglio, giusto? Intanto qua c'erano delle vite, quindi... Sì, è vicino al coniglio, quindi ricordavo bene. Uno, due, tre... E... ultima stella, magari senza cadere nel baratro infinito della neve, eh? Ottenuta! Ok, ne abbiamo prese 12. Ne mancano ancora 4. Sì, come no? Perché 12 più 4 fa 18. Sono pro! Ne mancano 6. E sono 2 in una galassia, 2 in un'altra, 2 nel coso di Bowser. Mi avete detto che si dice Junior, e quindi dirò Junior. Ok, poi sicuramente qualcuno mi dirà, no, si dice Junior. Va bene, ok, non mi interessa, ormai abbiamo capito, qualunque sia la pronuncia, sbaglio, e quindi non importa. È un po' come il Pokémon numero 492, ok? O era 93? 493! Quello non era 493, vabbè, non importa. Quel Pokémon. Comunque, stelle verdi, facilissime. Una si vede già, l'altra si vede già. Sì. Sarebbe stato più complesso se questa galassia fosse stata a difficoltà, o meglio, a velocità doppia? Sì. E no. Ma non importa, siamo qui ormai. Ora, Luigi, magari cammina in maniera decente. Riuscirò a raggiungere quella sporgenza, ok. La stella è qua sopra. No, Luigi, attenzione, giusto, devo stare attento. E l'ho mancata, come ho fatto a mancarla? Allora, tentar non nuoce, proviamo a prenderla stavolta in maniera decente. E l'ho presa, perfetto. Abbiamo ottenuto... una super stella! Sì, lo so, ho fatto l'effetto... delay, ma non importa. Comunque, sta là sopra. È anche più facile di quella che abbiamo mancato. Non so seriamente come ho fatto a mancarla. Forse non l'ho presa bene perché pensavo fosse un po' più dentro. Comunque, attenzione, non è immediatamente a sinistra, è in diagonale in alto a sinistra, ok? Forse ho sbagliato proprio per quello. Comunque, a quanto pare, questi cosi si chiamano... Oh no, ok? Si chiamano Octocoopa.
o qualcosa del genere. Comunque non importa, perché qui c'è un checkpoint, quindi dovessi cadere adesso non dovrei avere comunque nessun problema, ok? Dunque, fai il salto, ok, o meglio il cambio, non il salto. Togliti, grazie. Mi conviene stare qua sopra. Ok, riuscirò magari a toglierlo, ok, vai. Forse così già ce la faccio. E... aspetta. No, aspetta, si può fare. Oppure devo stare un po' più in alto. No, devo stare un po' più in alto, quindi basta stare qua sopra. In questo modo. Perfetto. Wah-ha! Ne mancano 4. Allora, una è di Bowser Jr. L'altra qual è? Perché non ricordo l'ultima galassia da fare. Seriamente non me lo ricordo. Vediamo un po'. È la galassia... ah, bene, quella dell'astrosfera. Ok, allora sì, ricordo anche dove sono queste stelle. Neanche troppo complesse. Il punto è che non mi ricordo. L'astrosfera viene contata come parte del corpo di Mario e Luigi oppure no? Credo di sì, sapete? In ogni caso, niente di troppo complesso. Questa è la prima missione alla fine della galassia Bella Tonda. Quindi, sì, una è alla fine, l'altra è a metà strada, ecco. E astrosfera, mica mi fa il tutorial, spero di no. Non farmi il tutorial. Posso salire? Grazie. Perfetto, mi sa che il tutorial ve lo dà solamente... ah, giusto, devo stare così. Il tutorial ve lo dà solamente se leggete il cartello, che si chiama Lello Cartello, se non sbaglio. Allora, dove è la chiave? Dovrebbe essere nella sezione blu? No. Dov'è la chiave? Eccola qua, nella sezione verde. Che ha senso, perché Luigi, stelle verdi, ha tutto molto senso. Ok, ora Luigi vai. Aspetta, telecomando Wii. Rispondi ai miei comandi, per favore. Grazie mille, ok. Ed eccoci qua. Sparami in aria. Ok. Astroschegge da non mancare, mi raccomando. Ok. E adesso salta. E attenzione qua, c'è un altro saltino da fare. A quanto pare no, c'è una vita che non voglio prendere perché non mi va. E la stella verde si trova qui. Qui a sinistra. E... Ok. Abbiamo appena scoperto che l'astrosfera non viene contata come parte del corpo di Mario e di Luigi. Cosa buonissima da sapere, ok. Ma a quanto pare mezzo metro sotto Luigi sì? Quindi forse viene contata in parte l'astrosfera? Ancora non so, e francamente non lo posso sapere, perché non posso essere colpito da nemici? Non lo so. Allora, saliamo sopra l'astrosfera e vediamo un po' se riusciamo a prendere questa terz'ultima stella. Allora, sparami in aria un'altra volta, grazie mille. Dunque, un attimo. Quindi è letteralmente qua dietro? Dov'è? Ah, è qua dietro, ok, sì. Quindi, sì. Italiano, grazie Anton, ok. Wow. Sto parlando un po' così perché voglio darmi l'accento russo, perché a quanto pare parlo meglio con l'accento russo. Che poi ha senso perché mi chiamo Anton, quindi Anton è un nome russo. Vabbè, comunque, sparami in aria un'altra volta, grazie. Che stavo dicendo? Non lo so. Le mie... oh mio Dio, chiedo davvero scusa. Non so che mi sia preso oggi tra decimi e non decimi. Sicuramente questo non è il fatto che ho la febbre o che ho i decimi. È perché non riesco a parlare più. Beh, dopo aver registrato per un bel po', comunque non sto così bene. No, ritorna normale. Ok, perfetto. E andiamo. Allora, sto cercando di speedrunnare un po' questa galassia perché... questa è un'altra delle missioni... eccola là, la stella. Dove bisogna praticamente correre... oh, oh! Aspetta un attimo! Cosa era quello? Intanto non mi ha toccato il checkpoint. Come seconda cosa... ah, giusto. Colpa mia. Come seconda cosa sono passato attraverso il pavimento.
Che cosa è successo? Ok, quindi a quanto pare non è solo il fatto che sto poco bene. È proprio il fatto che il gioco mi vuole trollare, tipo, tanto. Ok, Goomba, non mi darei fastidio, perfetto. Là c'è la stella che ho già preso, schiaccerò, ok. E adesso, attenzione qua. Vai così. E cerchiamo stavolta di non buggare l'astrosfera. Mamma mia, tutte a me devono capitare, tutte a me. Adesso, prendiamo il checkpoint, così siamo sicuri al 100% di non avere problemi, ok. E adesso corri Luigi, corri. Corri, bravissimo. Ce la faccio a fare questo salto? Wow, ce l'ho fatta, come? Non lo so neanch'io, ma ce l'ho fatta, l'importante è quello. Attenzione! A quanto pare la sega circolare non ci fa male. Ok, adesso qua potete scegliere due modi per prendere questa stella. Io sceglierò il più facile, ossia ignorare questo catenaccio e fare un piccolo salto e prendere la stella verde senza nessun problema. E la cosa bella è che si è anche attivato il passaggio perché il catenaccio argentato, cagnetaccio, boh, si è suicidato ed è una cosa fantastica. Perché voi siete immortali quando prendete le astrosfere? No, aspetta, le superstelle, ecco. E quindi, cosa divertente a quanto pare. Allora, ultime due stelle verdi. Come si chiama questo? Ah, mi sposta automaticamente, grazie mille, caro. Comunque dicevo, flotta navale di Bowser Jr.? Sì, perfetto. Allora, se non ricordo male, sono entrambe facili. Ok, perfetto. La prima è più facile della seconda, ovviamente. Però solamente perché la prima si vede e la seconda no. Quindi state attenti, mi raccomando. Ma in realtà, intanto là si vede già la stella. In realtà la seconda si vede, ma dovete stare un po' più attenti e ascoltare l'audio. Mi raccomando, l'ho già detto più volte, ascoltate l'audio. Io ancora non lo faccio, nonostante io lo possa fare adesso, perché sono molto poco intelligente, ma non importa. Allora, Yoshi, vieni a me. Prendiamo questo. E spam. Attenzione, Yoshi, a non cadere. Magna questo coso. No! Ok, magna questo coso e partiamo verso l'infinito e oltre. Ora, tu vieni qua, spara. Non mi servono questi nemici, quindi sto a posto. Per caso posso farlo sbattere contro la mina? Sì, ok, perfetto. Non lo sapevo, ora lo so. Mi serve il proiettile Bill? Credo di no, in effetti. Non importa tanto perché siamo davvero a posto adesso. Ora, tu vai via. Ok. E dobbiamo sconfiggere quel coso là. Dai, sputa. Perfetto. La faccio? Sì. Magari se riuscissi a mirare bene. Ok, perfetto. E stella presa. Ok. Yoshi! Ultima stella verde. Vi ho già detto che non è così semplice da trovare, però se esplorate, ecco, non dovreste avere nessun problema. Nel frattempo, perché non raccontarvi qualcosa di interessante? Tipo che sono stato appena folgorato da uno di questi cosi? Cosa è? Cosa sono? Sembrano dei denti molli. Ed è una cosa stranissima e bruttissima da dire, ma è così, sono dei denti molli. Sono molto curioso di sapere il nome di questi nemici. Mi informerò off camera, ovviamente, però sì, perché questi nemici sembrano dei denti? Non lo so neanch'io. Sembrino dei denti. Oh no, sembrano. Vabbè, io non sono mai stato una scheggia in italiano e poi io non so parlare italiano a quanto pare, quindi sto a posto. Ora, attiva il non ho toccato il coso. Non osare darmi... Sto davvero per morire? Dammi una, ok, perfetto. Ora, non ti azzardare più. Grazie mille. C'era una vita nascosta in quel coso? Ah, devo attivare il... ok. C'era una vita nascosta in quel... quella mina, ecco.
Non lo sapevo, ora lo so. Bene, allora, tu vieni qua. Ti distruggo solamente perché voglio distruggerti. Tu mi vieni addosso? Sì, ok. Quindi, boom. Come ho fatto a mancarti, ti prego, aiutami. Ok, vai così. Perfetto. Fiuff. E andiamo avanti. Siamo già quasi arrivati, non preoccupatevi. Allora, tu mi farai favori che non puoi immaginare. E l'ho mancato. Il Martel Koopa mi interessa così poco. Così poco. Ok. Allora, ricordate che vi ho detto: ehi, state attenti? Beh, siamo già arrivati. La stella verde si trova qua in cima. Giusto? Dovrebbe essere qua, se non ricordo male. Appena riesco a salire senza scivolare, magari Yoshi? Yoshi, grazie. Non era qua? Sono perso! Allora, è lì la stella, ok? Quindi era in quel punto, ma l'ho mancata, oppure è nella seconda nave? Credo sia nella seconda nave, allora, non nella prima. Forse per quello ho sbagliato? Non, no, se non, era nella prima nave. Ah no, è nella seconda nave, ok, perfetto. Quindi, yay, potrei aver perso. Ok, non ho perso perché mi sento comunque pro. Perché io sono capace a fare il glitch. Yeah, almeno per 3 secondi e mezzo. Allora, stiamo attenti. Quindi era sulla prua della nave, ma non della prima nave. Ok, ultima stella ottenuta senza troppi problemi. Perfetto, quindi lo dirò anche all'inizio del prossimo episodio, ma chiedo venia, questo video è stato narrato molto molto male. Certo, non mi fosse venuta la febbre. Comunque, non importa. Quindi, ovviamente, nella prossima... Grazie. Nella prossima parte di Super Mario Galaxy 2 affronteremo il mondo 4 con le sue bellissime galassie. Quali? Vediamo un po' se ce n'è una di difficile oppure no. No, niente di troppo complesso. Ok, bene. See you next time, baby.